I comuni sono l'asse portante del nostro paese. Sono stati realmente il primo spazio pubblico e attivo per i cittadini fin dai tempi della Grecia. Lo sono stati nel Medioevo e nel passaggio tormentato alla modernità. Sono tornati ad esserlo prepotentemente nel 1993, quando in Italia fu compiuta la prima e poi unica grande rivoluzione politica amministrativa. Il rappresentante del popolo è stato direttamente eletto dalla gente. E la storia e l'economia del nostro paese che ci porta a considerare primario e centrale il municipio nella vita pubblica, poiché riesce a far sentire di più il legame tra istituzioni e le necessità delle comunità. Il ritorno alla visione municipale è tutt'altro che un rifiuto della dimensione globale dell'economia e della tecnica, ne è piuttosto il contrappeso e il coronamento. Su queste basi, Municipia vuole essere un luogo di discussione aperta, libera da steccati ideologici, e per questo lancia un appello alla società civile, alle forze produttive, a chi ama la politica, agli stessi sindaci e amministratori, a chi vuole occuparsi dei problemi della vita pubblica, a partire dalla sua città, a chi vuole vivere la sua attualità con un rinnovato spirito di speranza. Dobbiamo ripartire dai comuni, ripartire dal sentire comune, ripartire dal bene comune. Dobbiamo ricominciare dai municipi. Città per città, paese per paese, per convincere la nostra classe politica a riformare per un vero cambiamento e non a far finta che qualcosa cambi perché tutto resti come prima. Buonasera a tutti, ben ritrovati con Municipia. Anzitutto è doveroso ringraziarvi degli ascolti che Municipia ha ricevuto nel corso della prima puntata, quella dedicata alle primarie del centro-sinistra. Siamo orgogliosi per l'andamento dell'Auditel di Teleblu ed è merito vostro e grazie a voi. Entriamo subito nel merito della seconda puntata che ci auguriamo possa interessarvi perché anche questa riguarda molto da vicino le comunità, la comunità foggiana e la comunità territoriale di Foggia e non solo, lo capiamo subito. Parliamo di province. Fino a qualche tempo fa le province erano un altro ente molto vicino ai territori, o almeno a questo ambivano, queste erano le intenzioni del legislatore. Da qualche tempo non si fa altro che agitarle quale spauracchio, quale motivo di spreco nella pubblica amministrazione. Ad ogni piè sospinto, ad ogni campagna elettorale, tornano nel calderone degli enti da sopprimere. Negli ultimi anni le province sono spesso state prese di mira, anche obiettivo anche centrato, perché effettivamente ad oggi rientrano in un decreto, in un disegno di legge, il disegno di legge Delrio che giace in Parlamento e rispetto al quale non si comprende ancora bene quale potrà essere il percorso. Cercheremo di occuparci di questo anche perché la provincia di Foggia, assieme ad altre decine di province, è commissariata, rischia di prorogare questo commissariamento. Per alcuni costituzionalisti si rischia invece di tornare al voto. Cercheremo di capirne di più, soprattutto cercheremo di capire se è il caso di procedere in questo modo qui o se piuttosto c'è urgenza, c'è necessità di modificare subito in tempi brevissimi l'architettura territoriale dello Stato. Ci sono molte sovrapposizioni di competenze, c'è molta confusione, lo stesso disegno di legge è stato definito a più riprese un pasticcio, presidenti di provincia che sono pronti alle barricate pur di non sopprimere questi enti e che puntano il dito invece contro quelli che sarebbero i veri centri di spesa, che sarebbero le regioni. Peraltro anche altri presidenti si sono espressi a favore dell'abolizione delle regioni, non ultimo il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro. C'è molto caos, c'è molta confusione, c'è molta necessità di chiarezza. Cercheremo
di farlo in questa trasmissione. Vi presento subito i miei ospiti. Partiamo dalla mia sinistra, il giovane presidente dell'altrettanto giovane provincia BAT, Francesco Ventola, e una serie di uscenti, l'ex assessore provinciale Leonardo Lallo, lo ricorderete, alla formazione, lavoro e trasporti. Ne parleremo anche con un costituzionalista, un ricercatore di diritto costituzionale all'Università di Foggia, il professor Giovanni D'Alessandro. Quindi alla mia destra l'ex presidente della provincia di Foggia, lo conoscete molto bene, Carmine Stallone, ed un ex consigliere provinciale, Rino Pezzano. Siamo pronti per iniziare, vediamo subito con Francesco Fredella, che ho al touch screen, che mi darà una mano anche in questa puntata, che cosa prevede il disegno di legge del Rio. Francesco. Sì, Giovanna, buonasera a tutti voi. Abbiamo elaborato alcune grafiche, le vediamo insieme. Cosa prevede il DDL del Rio? Le province vengono svuotate delle funzioni amministrative e trasformate in enti di secondo grado. Le nuove province non avranno organi eletti dai cittadini, ma nominati dai sindaci dei grandi comuni. Seconda grafica, abolisce le province, il DDL del Rio, nelle aree metropolitane e le sostituisce con le città metropolitane, enti di secondo livello. Il sindaco della città metropolitana non sarà eletto dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana, ma per legge il sindaco del comune capoluogo. E poi il DDL del Rio obbliga i comuni all'esercizio associato delle loro funzioni tramite le unioni di comuni. Ancora, il DDL del Rio blocca qualunque processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato e infine rinvia il riordino delle agenzie, società ed enti strumentali. Questi sono, Giovanna, alcuni dati che abbiamo rielaborato al touchscreen con delle grafiche e che ha fornito in un documento abbastanza dettagliato Lupi. Allora, partiamo subito dal presidente Ventola. Presidente, la provincia Rabat neanche nata, si può dire che già rischia di morire. Ma la cosa assurda è che oggettivamente si vive in uno stato di, veramente mi verrebbe da dire, quasi da psicodramma, perché la provincia è stata istituita nel 2004 con la legge nazionale. Nel 2009 ci sono tenute le prime elezioni e già nel 2010-2011 si è cominciato a parlare di riordino. Quindi le immagini con quale spirito si nasceva. Diciamo, da noi tutto sommato si è fatta una decisione di fondo insieme ai 10 sindaci che compongono questa provincia di quasi 400.000 abitanti, cioè quello di non guardare allo scenario nazionale le diverse fasi di riordino, riorganizzazione, abolizione e quant'altro, ma cercare di al meglio ottimizzare e offrire quei servizi ai cittadini che sono proprio tipici delle competenze. Quindi fare gli amministratori e non immergersi in un ambito legislativo che sinceramente farebbe venire l'orticare, perché per quello che è accaduto abbiamo avuto solo dei disegni di legge e dei decreti dichiarati incostituzionali. Quindi a quel punto abbiamo pensato solamente a fare il nostro dovere e a chiedere poi alla gente se sarà il caso di giudicare il nostro lavoro. Certo. È un fatto però che lei ha scadenza, sì. Quindi come dire, la domanda sul destino della BAT dovrà necessariamente porsela. Sì, non hanno fare il destino della BAT, perché nella fase del decreto legge di Patroni Griffi, a seguito del 203 del famoso Salva Italia, la provincia di Bari, c'era un riordino e quindi c'erano dei parametri da dover rispettare, i 2500 km quadrati e almeno 350.000 abitanti, e la provincia Barletta Trani superava il secondo parametro, quello dei 350.000 abitanti, ma non aveva i 2500 km quadrati, per cui c'era una fase in cui bisognava decidere se aderire alla città metropolitana o se aderire alla provincia di Foggia. Questo chiaramente era incostituzionale, lo abbiamo detto per tempo, ma per un anno l'Italia si è interrogata, ci sono stati convegni, studi e quant'altro su questo tema, per poi a luglio dell'anno scorso questo decreto legge è stato dichiarato incostituzionale. Si è ripartiti con la fase del disegno di legge del Rio, anche se nello stesso giorno, a meno di 24 ore dalla sentenza della Corte Costituzionale, il governo Letta ha immediatamente, il Consiglio dei Ministri, a meno di 24 ore, avviato un percorso di disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province. Due articoletti, dall'articolo tot della Costituzione si elimina la parola provincia. Questo è il disegno di legge, cioè la risposta alla Corte Costituzionale è stato a meno di 24 ore questo disegno di legge. Nelle more è stato avviato
un disegno di legge ordinario che non abolisce le province. Ma le svuota praticamente. Anche questo le loro è un po' inesatto. Di fatto nascono nuovi enti, cioè le province non spariscono e nascono le città metropolitane, che non sono tre quanto si immaginerebbe potenzialmente potrebbero essere in Italia, cioè Milano, Roma e Napoli, ma ne sono 10 rivenenti dalla 241, ma secondo il disegno di legge Delrio minimo saranno 18 città metropolitane. 18 sono il numero che sono in tutta Europa delle città metropolitane, noi in Italia, ma di questo non ne parla nessuno ed è un ente in più. Le province non vengono abolite, ma vengono altresì riorganizzate, nel senso che effettivamente diventano enti di secondo livello perché non si terranno più le elezioni dirette dei cittadini. Il consiglio provinciale viene sostituito dai consiglieri comunali che si eleggono tra di loro i loro rappresentanti e il presidente della provincia diventa uno dei sindaci a rotazione per non più di 2 anni. Le funzioni pressoché rimangono le stesse, anzi uno degli esempi tipici che Delrio ha spesso fatto nelle diverse audizioni come UPI è stato, immaginate quei comuni piccoli, sotto i 5.000 abitanti, 3.000 abitanti, che hanno il dipendente per fare le buste paga. Queste per esempio potrà farle le province, quindi rimangono. Chiudo questa parte di intervento, una chicca. Nessuno si è posto il problema, che è previsto in questo disegno di legge, che dove si insisteranno le città metropolitane, non aboliscono le province esistenti. L'esempio, provincia di Bari, 41 comuni, se un terzo di questi comuni decide, ai sensi del 133 della Costituzione, di non aderire alla città metropolitana, rimane la provincia di Bari, cioè avremo la città metropolitana e per un terzo la provincia di Bari. Se questo significa snellire i costi, snellire le procedure e la burocrazia, beh, che Dio ce ne scampi. Il professor D'Alessandro, la guardavo, era interessato insomma, al discorso del presidente Ventola. C'è un dato di fondo che è agitato da molti costituzionalisti, io non so se è anche la sua opinione, qua si rischia anche di tornare al voto, dicono, perché i commissariamenti, nelle more che si comprenda, che si metta un po' di ordine a questa questione, si rischia di tornare al voto. Per il momento, facciamo un po' di chiarezza rispetto a questo. L'analisi fatta dal Presidente mi sembra assolutamente rispondente al dato. Ritornare al voto non credo che sia nelle intenzioni del Governo, che ha prorogato il commissariamento, credo ad oggi fino a fine giugno del 2014. Si procede nel breve periodo per ottenere l'approvazione in Senato, perché questo disegno di legge ordinaria Delrio è stato già approvato alla Camera e si cerca di farlo approvare entro marzo al Senato, e in modo da ottenere questa riorganizzazione degli organi provinciali a Costituzione ferma. Poi nel medio-lungo periodo si vuole ottenere la totale abolizione dell'ente provincia, il che naturalmente non è possibile fare con una legge ordinaria e tanto più non era possibile fare con un decreto legge, come ha detto la Corte Costituzionale. Il Presidente Ventola parlava anche di democrazia sospesa in qualche modo, perché nel momento in cui andiamo ad eleggere degli organi di secondo livello, dal Presidente ai consiglieri, di fatto i cittadini non vengono più chiamati ad esprimersi rispetto a chi li rappresenterà ad un livello intermedio. Da un punto di vista costituzionale è possibile una cosa del genere? La Costituzione, come modificata con la revisione del titolo V nel 2001, prevede come materia di legislazione esclusiva dello Stato la disciplina degli organi e delle funzioni fondamentali di comuni, città metropolitane e province. Quindi è ben possibile che una legge dello Stato disponga ciò che dispone il disegno di legge Delrio, non è certamente incostituzionale. Poi ci sono dei singoli profili su cui si può ragionare, l'applicabilità del 133 per le variazioni territoriali, però nella organizzazione complessiva del disegno di legge non credo che ci siano molti margini per sostenere la incostituzionalità. Io credo che invece sia un provvedimento pensato in maniera ragionata, che rispetta tutti i canoni, cioè, quindi anche l'UPI quando agita il ricorso
alla consulta per vedersi, quando parla di profili di legittimità, evidentemente è un auspicio più perché che altro. Intanto si è provato a utilizzare uno strumento di breve periodo e quindi modificare la legge, nel frattempo andare avanti col disegno di legge costituzionale e ottenere l'abolizione completa delle province. Presidente Stallone, noi nel frattempo abbiamo in collegamento Skype l'ex presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, che saluto e al quale mi rivolgerò subito tra qualche minuto. Nel frattempo, presidente Stallone, quindi si tratta solo di far lavorare il Parlamento, le province di fatto sono un corpo morto, un morto del cammino, possiamo dire. Di morti, una certa esperienza. Lei è stato presidente della provincia di Foggia, sì. Qual è il suo parere? Mio parere? È giusto procedere? No, assolutamente. Ci sono le condizioni anzitutto politiche secondo la sua per procedere in tal senso, perché poi si tratta sempre di avere una classe politica che riesce a giungere al traguardo e le cronache ci raccontano che si torna piuttosto indietro invece che andare avanti, ma poi serve un ente del genere, è giusto procedere? Dunque, allora, se l'eliminazione dell'abolizione delle province viene inteso come una diminuzione della spesa, io posso dire che la spesa per quello che si viene a risparmiare veramente è minima, ma veramente poco, perché il personale, che è quello che praticamente, dopo arriviamo alle attribuzioni, deve restare per forza, perché certamente non si può mandare a casa, sì, il personale, quindi è certo una prima cosa qua, praticamente. Il problema è che se c'è qualcosa da abolire, io abolirei le regioni, che sono veramente, se si parla di spesa, una grossa fonte di spesa, spesso spesa non corretta. Ho utilizzato questo termine un po', come si dice, una politichese, per dire che ci sta molta corruzione, perché io mi devono spiegare come una siringa, che è nell'Emilia Romagna, io parlo di Emilia Romagna perché lì ho studiato, ho lavorato, eccetera, eccetera, debba costare 0,60 e da noi costa 1,50, 1,80, cioè in sintesi. Non c'è certamente questo risparmio che qualcuno vuole far credere. Perché le province non sono andate bene come potevano andare? Perché la regione sembra la matrigna, specialmente per la provincia di Foggia, perché la regione Puglia, per la provincia di Foggia è stata sempre considerata, è stata per la provincia di Foggia, la matrigna della provincia di Foggia. L'aeroporto, le ferrovie, adesso tante di quelle posizioni che Foggia aveva negli anni scorsi, negli ultimi decenni, praticamente per una fagocitosi sono state trasportate e fagocitate. C'è stato un centralismo regionale. Centralismo regionale, ma la colpa è la nostra. È la nostra perché i nostri. Penso che ci sia Ferrarese in linea. Ho sentito? Sì, concluda il concetto. Perché se noi avevamo un altro tipo di rappresentanza a livello regionale, che le nostre regioni si fanno sentire solo con comunicati stampa da un anno prima delle elezioni, ma che facevano sentire la loro voce e la forza, perché qualcuno la poteva pure avere, io penso che le cose sarebbero andate meglio. Presidente Ferrarese, ci sente? Eccomi. Eccolo, allora Presidente, lei si è dimesso qualche tempo fa, nel 2012 credo, da Presidente della provincia di Brindisi, lo ha fatto anche in qualche modo contestando quello che era il percorso verso il quale si stava andando, di svuotamento in qualche modo delle province, perché sappiamo insomma hanno vissuto anche un periodo in cui sono state praticamente moribonde, con trasferimenti che non arrivavano, con servizi che avrebbero dovuto erogare e che di fatto non potevano erogare. Lei in aperta polemica ha lasciato il Palazzo Provinciale. Ma guardi, saluto soprattutto i suoi ospiti e lei chiaramente come conduttrice. Che cosa è accaduto? Prima di candidarmi a fare il presidente della provincia, facevo e faccio tuttora, perché quello è il mio mestiere, l'imprenditore, e ho voluto fare questa esperienza sapendo quelle che erano le risorse di una provincia. E quindi mi cercavo, la mia scommessa era quella di far meglio dei miei predecessori con le stesse risorse o al limite con un po' di risorse in meno. Che cosa è accaduto? Che dal 2009, quando mi sono insediato, mi sono stati tolti i primi 7-8 milioni su 50 di trasferimenti che abbiamo, e poi altri 15 e poi altri 10, fino ad arrivare, ho fatto i conti con i miei dirigenti, praticamente avremmo dovuto tagliare tutto, non soltanto che era giusto tagliare, ma addirittura chiudere. Quindi io avrei dovuto chiudere l'università, avrei dovuto chiudere io il museo, la Santa Teresa, che è la nostra
multiservizi, non c'erano più fondi per nulla. È chiaro che io ero stato eletto e i cittadini avevano creduto in me per fare forse con migliori risorse. Sono stato il primo presidente in Italia a ridurmi a tagliare le auto blu, a toglierle completamente, gli assessori venivano con l'auto loro, a tagliarci gli stipendi quando non si faceva, in tempi non sospetti, però eravamo disponibili a tutto, ma sicuramente non a chiudere, non ero andato lì per chiudere. Quindi quando mi è stato tolto tutto, e tra l'altro ci sono stati gli accorpamenti, quella famosa legge dell'agosto del 2012, a quel punto ho detto: se dobbiamo accorpare le province, se Brindisi non ha le condizioni, come non ce l'aveva la BAT, per rimanere province, ma se dobbiamo diventare la costola di un'altra provincia, vedevo in quel momento, senza trasferimenti, senza più un euro, con gli assessori, diciamocelo, che non sapevano nemmeno cosa più fare, e io era una cosa che... cioè, mi sentivo male anche ad andarci in provincia, perché si parlava ogni giorno di provincia inutile, io ci credevo, perché la provincia è utile quando hai fondi, quando hai soltanto i fondi per pagare gli stipendi non puoi fare più nulla. Quindi 10 assessori, 30 consiglieri, era un costo di oltre 1,5 milioni all'anno, dovevamo essere accorpati, avevano già deciso in quel momento con chi accorparci, dovevamo accorparci a Lecce, quindi addirittura la provincia di Brindisi diventava Brindisi, la città di Brindisi diventava un comune della provincia di Lecce. Disse: signori, scusatemi, ma non è il caso che io continui a prendere anche uno stipendio, a farlo prendere gli assessori e i consiglieri, quando forse quel 1,5 milioni, anzi non forse, ma sicuramente potrà essere utilizzato per fare qualcosa per i servizi sociali. E quindi ho lasciato che fosse un commissario con un solo stipendio a fare quello che avrebbero dovuto fare 50 persone. Io non sto dicendo che ho fatto bene o male, so soltanto che non volevo farmi cacciare, perché avevo, in quel momento era anche vicepresidente nazionale dell'UPI, quindi delle province italiane, e sapevo quello che stava accadendo, sapevo che ormai, anche se in modo ingiusto, perché le province le hanno fatte morire prima per asfissia, perché tagliando quei fondi automaticamente le stavano portando già alla morte, non stavano tra l'altro facendo votare le province che erano scadute, quindi avevano già messo i commissari, c'era degli obiettivi ben precisi da parte di tutti, nessuno ha voluto salvare le province. Quando capisci che le cose stanno andando in quelle direzioni, prima che mi dicessero che ne devi andare, ho preferito lasciare, diciamo, tra virgolette, la poltrona e lasciare un commissario a gestire tutto questo. La lascio un attimo in linea, passo ai miei ospiti, ex assessore Lallo, la chiamo ex assessore perché lei ha avuto queste deleghe importanti. La provincia è un ente, secondo la sua esperienza, è stata messa sempre nelle condizioni di funzionare? Hanno funzionato secondo quelli che erano gli intendimenti del legislatore, oppure a questo punto bisogna considerarle, come poi è accaduto, essenzialmente un centro di spesa che faremmo bene a togliere di mezzo e a riordinare in qualche modo? Ma per quanto riguarda la mia esperienza, direi assolutamente no. La provincia ha funzionato bene, quella di Foggia in particolare, i miei settori nello specifico, nonostante la carenza di fondi. E, tra l'altro, voglio ricordare che con in particolare la delega alla formazione professionale sono arrivate alle province della Regione Puglia fondi significativi, risorse significative del Fondo Sociale Europeo, che tra l'altro si stanno ancora gestendo. Il commissario straordinario della provincia di Foggia, attraverso il settore della formazione professionale, continua ad emanare bandi. Quindi questo per dire che nel momento in cui le risorse ci sono, le province funzionano. Certo, eliminare un ente locale di prossimità e di coordinamento quale dei comuni, quale poteva essere la provincia di Foggia, rappresenta una perdita, una iattura non indifferente, soprattutto per un territorio quale quello della provincia di Foggia. Questo per dire che naturalmente mi trovo d'accordo sia con il presidente Ventola che con il presidente Stallone. I nostri territori sicuramente non possono fare a meno di un ente locale superiore, quale è stata la provincia. Per quanto riguarda l'organizzazione, c'è da chiedersi se con l'eliminazione, e su questo che noi dobbiamo interrogarci, ci saranno dei risparmi. Pare che dall'ultima
relazione della Corte dei Conti, l'unico risparmio o il risparmio che riviene dall'eliminazione delle province ammonta a 100 milioni di euro, che è uguale al bilancio di un comune di 50.000 abitanti, per esempio il mio comune, San Severo. E su questo noi ci dobbiamo interrogare. Cioè noi andiamo a scombinare un sistema istituzionale e costituzionale per avere un risparmio di 100 milioni di euro. Signori, ma di che parliamo? Vediamo insieme, vediamo insieme le domande che il governo non si sarebbe posto relativamente alla riorganizzazione delle province. Le domande che il governo non si è posto. Quanto costerà al Paese l'attuazione del disegno di legge sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni dei comuni? Il governo non lo sa. Nella relazione al testo non è indicato il costo degli interventi. Nessuna istruttoria tecnica è stata mai realizzata sull'impatto economico del provvedimento sui conti dello Stato. Quanto risparmierà il Paese con l'attuazione del disegno di legge sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni dei comuni? 318 milioni di euro di risparmio delle spese elettorali e 11 milioni del costo degli organi politici. Risparmi che per le spese elettorali in realtà non ci saranno, perché saranno sostenute da comuni e Stato. Per il resto, il governo ha affermato che spera che il risparmio ci sarà, come ovvio. A chi saranno assegnate le funzioni, il personale, i bilanci, i debiti, il patrimonio, le quote di patto di stabilità che oggi attengono alle province? Il governo non lo sa. Nel testo si asserisce che tutte le funzioni amministrative conferite alle province con la legge dello Stato saranno assegnate a comuni o unioni di comuni o alle regioni con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o con leggi regionali. Come viene finanziato il disegno di legge sulle città metropolitane, sulle province o sulle unioni dei comuni? Non si sa. Non avendo stabilito le spese di copertura del disegno di legge, non sono indicate nemmeno le fonti di finanziamento. Pezzano, lei si è fatto un'idea di questo disegno di legge? Ha avuto questa lunga esperienza in consiglio provinciale? Ha compreso come funzionava la macchina, se funzionava, se necessitava di rodaggi differenti? Di fatto siamo di fronte ad una confusione. Sì, io sono d'accordo con quanto detto da chi mi ha preceduto. Secondo me siamo arrivati in un momento storico dove il sistema politico italiano è andato in cortocircuito e ha dovuto necessariamente individuare un qualcosa per giustificare quella che era la richiesta dei cittadini e quindi un eventuale risparmio dal punto di vista dei costi della politica. Però secondo me l'errore che è stato fatto, ed è stato spiegato bene da chi mi ha preceduto, è che si è partiti proprio dall'ente che costa di meno e quindi le province. Se noi pensiamo che su una spesa complessiva dello Stato di più di 800 miliardi di euro, il costo che noi andremo a risparmiare, lo diceva prima l'ex assessore Lallo, per quanto riguarda il risparmio per gli amministratori e quindi per coloro che svolgono il ruolo politico all'interno delle amministrazioni provinciali, parliamo di poco più di 100 milioni di euro. Ma se a questo aggiungiamo che c'erano già due decreti legge che avevano ridotto il numero dei consiglieri provinciali, quindi c'è stata prima una riduzione del 20%, poi dopo nel 2011 un'altra riduzione del 50%, noi saremmo arrivati ad un costo della politica all'interno dell'amministrazione provinciale intorno ai 34 milioni di euro. Quindi vi rendete conto che su 800 miliardi di spese dello Stato, parlare di 34 milioni di euro, io non so che risparmio avremmo dal punto di vista dei costi della politica. Poi, su quello che è il ruolo dell'ente provincia sul territorio, certo qui c'era da interrogarsi, a maggior ragione oggi questo punto interrogativo diventa sempre più grande, ma io ritorno anche al ragionamento che faceva il presidente Stallone: molte deleghe da parte delle regioni non sono state trasferite e quindi la provincia e l'ente provincia non ha avuto la possibilità di essere incisivo in determinati settori sul territorio. Però
per tirare una linea rispetto a questo argomento. Secondo me siamo entrati in un tunnel da dove difficilmente usciremo con una risposta. Allora, in termini di risparmio, l'ho dimostrato, dati alla mano, risparmieremo poco dal punto di vista di costi alla politica, ma secondo me è quello che è il distacco che creeremo nei confronti dei cittadini che mai come in questo momento aspettano risposte da quelli che sono gli enti che dovrebbero dare, secondo me sarà un distacco abissale che difficilmente sarà colmabile con l'intervento di altri enti. E chiudo dicendo che il disegno di legge del ministro Delrio, dell'allora ministro Delrio, sicuramente ha aumentato i centri di spesa, lo diceva il presidente Vendola, lui magari nel suo intervento l'ha dimenticato, oltre a tutti quegli enti che noi già avevamo, si aggiungono anche l'Unione dei Comuni, le comunità montane che ce le abbiamo, però vengono diciamo riconosciute da quello che è il disegno di legge del Rio. Enti, esattamente, che sono poi moltiplicatori di spesa, certo, cioè, sono stati rinviati a successivi decreti o comunque disposizioni normative delle quali ancora non si ha notizia. Un attimo solo, Presidente. Francesco, parliamo di costi, allora vediamo un pochettino. Quanto si va a risparmiare, se si risparmia, se si aumenta la spesa pubblica, se è tutto insomma un'illusione quella di cui stiamo parlando? Sì, allora, partendo dai dati dell'UPI, pare che non ci sia tanto risparmio, ma prima di arrivare a quanto secondo l'UPI si spenderebbe, vediamo un attimo questa cartina, questa mappa. Dal 1996 ad oggi le province gestiscono 5.179 edifici scolastici, composti di 117.348 classi che accolgono 2 milioni e mezzo di alunni circa. Poi in questi 17 anni le province hanno potuto operare una razionalizzazione della rete scolastica, parliamo degli istituti superiori, introducendo economie di scala che hanno prodotto risparmi e gestione virtuosa delle risorse. Così, secondo l'UPI, da 7.000 edifici si è arrivati a 5.179. Ma andiamo a vedere quanto secondo l'UPI si spenderebbe con addirittura un taglio delle province. Abbiamo sintetizzato in questa maniera, con due istituti, una scuola superiore e il comune. Quindi se le scuole passano ai comuni, secondo l'UPI ci sarebbe una moltiplicazione dei centri di spesa da 107 a oltre 1.300. E poi, sempre secondo l'UPI, una moltiplicazione dei centri di spesa significherebbe un aumento della spesa pubblica. Quindi un aumento della spesa pubblica si traduce in questo modo. Dice l'UPI, se da 107 centri di spesa si passa oltre 1.300, saltano i risparmi derivati dalle economie di scala. E infine, questo poi è un po' la sintesi, l'aumento della spesa pubblica per due elementi, per il passaggio della gestione edilizia scolastica e per passaggio funzioni a regioni. Secondo l'UPI, questo è il dato più grave, si spenderebbero 2 miliardi di euro, quindi non ci sarebbe poi alcun risparmio. Vediamo anche, Francesco, invece la spesa complessiva equiparata anche ad altri enti come regioni e comuni. Sì, allora andiamo subito anche a vedere quella, ti anticipo che poi leggeremo un'ANSA relativa a una sentenza del TAR che riguarda la regione Liguria. Ecco qui, la spesa pubblica complessiva invece della pubblica amministrazione è pari a 801 miliardi di euro. Eccola qui, l'abbiamo sintetizzata in questa maniera. Abbiamo nella parte sinistra le amministrazioni centrali con la bandiera tricolore, quindi lo Stato, 562 miliardi di euro, 70,14 la percentuale di spesa. Le regioni, quindi abbiamo sintetizzato con una cartina dell'Italia, 163 miliardi di euro e 20,40 la percentuale. Invece la spesa pubblica complessiva che riguarda comuni e province, anche in questa maniera sintetizzata, i comuni 66 miliardi di euro con l'8,19%, le province, in questo caso abbiamo scelto, Giovanna, la fascia blu, 10 miliardi di euro, 1,26 è la percentuale. Voglio tornare a quello che ti avevo appena accennato, c'è un'ANSA, un'agenzia che riguarda il TAR, no allo scioglimento della provincia di Genova. Il TAR della Liguria ha annullato il decreto di scioglimento del Consiglio Provinciale di Genova, il decreto
prefettizio di nomina dell'attuale commissario straordinario Pietro Fossati. La sentenza ha come conseguenza la decadenza del commissario e dei subcommissari. I giudici hanno accolto il ricorso di un ex consigliere presentato dopo la nomina del commissario straordinario nel 2012 in virtù del decreto Monti sulla soppressione delle province, giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Questa è un'agenzia di circa una settimana fa. Presidente Ventola, uno specchietto per le allodole stando ai costi. No, diciamo, ai telespettatori è giusto dire, quei dati sono dati pubblicati da Lupi e quindi giustamente può venire, viviamo certo, in una nazione di sospetti, dice loro se li fanno, loro se li cantano. Non è così, sono gli unici dati esistenti, perché i ministeri, prima Patroni Griffi e poi Del Rio, non sono in condizioni di rendere pubblici i loro dati, perché sono quelli. Noi quei dati li abbiamo presi dalle carte ministeriali. Il Censis, che è statale, no? Ha redatto uno studio approfondito proprio sul disegno di legge Del Rio, e noi siamo nell'assurdità che con quel disegno del Rio, che come ben si vede non elimina le province e fa nascere città metropolitane, due province che superano il milione di abitanti, se si mettono insieme fanno un'altra città metropolitana. C'è uno studio approfondito dove, per assurdo, la città di Brescia sarebbe la prima, secondo le caratteristiche d'Italia, ad essere città metropolitana. Le regioni a statuto speciale, dice il disegno di legge Del Rio, possono istituire altre città metropolitane perché loro hanno un regime non ordinario come quello nostro. È già la regione Sicilia, che è stata la prima a commissariare le province, impegnandosi a fare un disegno di riforma entro la fine del 2013, il 2013 è passato abbondantemente, lì continuano ad essere commissariati, però è pronto un disegno di legge con tre città metropolitane, Palermo, Catania e Messina. Cioè Cagliari diventa città metropolitana, di che cosa stiamo parlando? Cioè qui non è una difesa strenua delle province in quanto tali, perché la morte delle province, visto che si parlava di morti o meno, è nata nel 71, quando sono nate le regioni. Cioè con la nascita delle regioni le province avrebbero dovute, dopodiché le regioni invece gli si è dato uno status di legislatori, e noi abbiamo unico caso, diciamo, nelle nazioni cosiddette progredite, in cui ci sono due organi che legiferano. E molto spesso queste leggi vanno in contrasto l'uno con l'altro, molto spesso le leggi chiaramente esplicano degli effetti, nascono delle aspettative, nascono degli interessi della gente che crede a quelle leggi, dopo qualche anno vengono dichiarate incostituzionali perché magari in contrasto con una legge nazionale. Tutto questo ha fatto sì che dal 70, ma soprattutto col titolo quinto dal 2000 in poi, non ha fatto altro che aumentare un contenzioso. La gente non sa più a chi rivolgersi, non c'è più certezza di diritto, è aumentato il costo della burocrazia, sono aumentati... Allora, in tutto questo caos, che cosa succede? Dobbiamo dare un segnale ai costi della politica, attacchiamo le province. Sino a un anno fa, tutti i media, nessuno parlava di province, se non per l'abolizione. Ma trasmissioni nazionali che esordivano dicendo non fateci andare a votare, le province non servono a nulla. Quando poi si comincia ad entrare nel merito e si leggono le carte, dice ma non è che qui stiamo commettendo qualcosa che creerà ulteriori danni? Quando il presidente Renzi l'altro giorno dice facciamo di tutto purché non andiamo a votare perché non sappiamo dove mettere la faccia, beh, un amministratore che può anche sbagliare, beh, è tale sia il coraggio di dire abbiamo intrapreso una strada sbagliata, la rivediamo. Dobbiamo decidere in Italia chi fa cosa. La riforma dello Stato parte da chi fa cosa, dopodiché decidiamo se ci devono essere enti di secondo livello, enti di primo livello. E tutto questo può avvenire, come auguro che avvenga, nella riforma del titolo quinto, dove si definisce chi fa cosa. Per cui questo dramma di dire andiamo a votare, cioè il costo, se si dovessero tenere le elezioni il 2014 di tutte le province, così come anche quelle che sono state ingiustamente commissariate, beh, dal giorno dopo costano agli italiani 11 milioni di euro, perché è bene dirlo, il consigliere provinciale percepisce la media di 30 euro di gettone di presenza, non ha indennità. Un presidente di una provincia media percepisce 2 milioni e 8, 3 mila euro nella migliore delle ipotesi. Non stiamo parlando di chissà quali costi, il totale 11 milioni di euro per tutta Italia, perché già come diceva bene Pezzano, nel settembre del 2011, uno degli ultimi atti del governo Berlusconi, ha ridotto il numero dei consiglieri. Nel territorio della mia provincia, come è uguale a quello della provincia di Foggia, anziché 30 consiglieri ne diventeranno 12, però sono soggetti che vengono eletti dai cittadini. Se il costo della politica
dietro al costo della politica, diciamo non facciamo più votare, andiamo sempre di più una burocratizzazione, uno Stato tecnocrate, beh sinceramente i consiglieri comunali che poi devono andare a fare i consiglieri provinciali, cambiano le maggioranze all'interno dei consigli, non viene detto che le province continuano a restare perché avranno comunque un bilancio autonomo, che si occupano di cosa? Non si sa. Allora è possibile che noi tra tutte le difficoltà, è come se stessimo, e concludo veramente qui, io non sono un medico, dottor Stallone, un grande, però voglio dire, se noi stessi entrassimo in una sala operatoria con un paziente che ha il 10% di sopravvivenza, dopodiché ha problemi al cervello, problemi al cuore, problemi alle gambe, che facciamo? Noi le andiamo a fare l'intervento al dito mignolo perché è fratturato? Credo che inizieremo da qualcos'altro, no? Presidente Ferrarese, uno specchietto per le allodole anche secondo lei? Bisogna partire dalle regioni, evidentemente. Ma non è che possiamo dire oggi che dobbiamo ripartire dalle regioni. Io credo che, come in tutte le situazioni in Italia, ci siano stati, anche in questo caso, ci siano stati degli eccessi. E si passa da un eccesso all'altro, si passa da aver avuto prima del 71 poche province, oppure giusto, le province, quelle che servivano in Italia, a quelle si sono aggiunte le regioni, e quando si sono aggiunte le regioni, invece di diminuire le province, le abbiamo aumentate. Nulla contro la BAT, ma credo che la BAT sia stata la goccia, non c'entra niente, non me ne voglio il Presidente Ventola, che non c'entra niente, è giusto che si è candidato a governare una provincia, lo fa anche bene. Però voglio dire, credo che la BAT insieme a qualche altra provincia siano state le gocce che abbiano fatto traboccare il vaso. In quel momento noi dovevamo diminuire le province, dovevamo cercare di accorparle quelle rimaste, invece la politica ha esagerato, perché io sono un po' anomalo e quindi sono abituato a dire quello che penso, non me ne vogliono gli altri. Credo che in questi casi, soprattutto alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, si sia esagerato, e quindi credo che tanti errori siano stati commessi a cercare di trovare trovare il mezzo per fare più poltrone a tutti. Io purtroppo non vi sento, quindi non so, ogni tanto forse mi state interrompendo. No. Presidente? Eccomi. Prego. Non so se quello che sto dicendo si sta sentendo, perché ogni tanto non sento. Sì, sì, ci mancherebbe altro. No, volevo dire, e quindi si sono fatti un pochettino, si è esagerato, io direi forse si è esagerato tanto. Con le regioni avremmo dovuto prevedere degli accorpamenti delle province, quindi sicuramente avremmo potuto fare per esempio in Puglia due grandi province, la provincia del sud e la provincia del nord con una regione, invece noi abbiamo aumentato le province, abbiamo fatto la BAT, noi abbiamo fatto province in Italia come Lodi, come tante altre, Ogliastra, 60.000 abitanti, ma stiamo scherzando, cioè mettiamo in imbarazzo la gente, perché una provincia non è soltanto la provincia, col suo presidente e con i suoi assessori, ma vuol dire anche società collegate, vuol dire altri consigli di amministrazione. Allora, come si fa? C'è stato un ipertrofismo per cui a un certo punto il vaso è traboccato e ci siamo ritrovati. La BAT non serviva, evidentemente. Abbiamo impiegato spese, risorse e tempo per costituirla, e però abbiamo fatto, come dire, un lavoro inutile. Un lavoro inutile, io avrei accorpato in quel caso le province di Brindisi, Taranto e Lecce, quella di Bari e di Foggia, per far diventare due province in Puglia con una regione, e con le società sicuramente le avrei ridotte. Invece abbiamo esagerato in Puglia come abbiamo esagerato in tante parti d'Italia, e chiaramente questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E allora si passa, che cosa? Da un eccesso all'altro, togliamole tutte, oppure annulliamole, oppure depotenziamole, e quindi come in questi casi si fa, poi si sbaglia, perché si passa sempre da un eccesso all'altro. Oggi andrebbe fatto un ragionamento intelligente, chiaramente con la riforma sicuramente del titolo quinto, quantomeno iniziare a fare una programmazione costituzionale. Non è più possibile andare avanti così come si è fatto fino ad oggi, non si lavora con serenità, non si programma, non si produce. Non ci sono i fondi, e quindi il peggior modo per andare avanti sicuramente è questo. Io spero che adesso il governo Renzi dia una svolta, c'è la volontà di fare una vera legge costituzionale. A quel punto noi guarderemo, assisteremo. Io per quanto riguarda il mio territorio sarò molto attento, perché chiaramente ho fatto fare un grande sacrificio politico ai miei. Mi aspetto che ci siano delle riforme serie. Se abbiamo se si tratta soltanto di barzellette, ancora una volta faremo ridere gli italiani.
E quindi io spero in una riforma seria. Sono convinto che delle esagerazioni ci sono state, sono convinto anche che in una provincia piccola non ci vogliono 10 assessori, sono convinto che 30 consiglieri sono tanti, ma in effetti era stata fatta anche una riforma in tal senso, la mia per esempio era stata già portata a 24, cioè mentre si stava modificando poi si è esagerato al contrario. Allora, una riforma seria, le province sono tante, dobbiamo sicuramente accorparle. Dobbiamo sicuramente, è inutile avere le stesse competenze gli uni e gli altri, io ho visto fare tante cose che ho bloccato anche ai miei, non si parte in carovane per andare a fare delle manifestazioni, a spendere i soldi, a tante bit eccetera, quando ci può essere una regione che può programmare il turismo. I soldi che sono stati spesi tanti, se l'Italia è in queste condizioni è per una politica sbagliata che è stata fatta, chi ha sbagliato la politica e chi ha sbagliato sicuramente sono le istituzioni, quindi parliamo dalle piccole alle grandi istituzioni, partendo dal governo centrale, una riforma va fatta su tutto. Noi abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni una situazione migliore di quella che hanno lasciato loro a noi, perché questo è il peggior momento. E se siamo, io faccio l'imprenditore, guarda, quando qualcuno sbaglia è chiaro che se ne deve andare. Qui purtroppo la politica negli ultimi 20 anni, 25 anni ha fallito e quindi è giusto che si tolgano di mezzo e che facciano fare l'altro. Quindi io spero oggi che con una riforma intelligente, con un governo intelligente, con gente che ha forse una visione diversa di quella che è la politica e non di poltronifici, che si realizzino a breve tutte le cose che non sono state realizzate negli ultimi 25 anni. Grazie. Allora mi corre l'obbligo di far intervenire nuovamente il presidente Ventola, perché evidentemente una provincia inutile, a che cosa è servito? Lungi da voler entrare, ci mancherebbe la polemica con Massimo, no, non è una questione uno in più, uno in meno, assolutamente, le esagerazioni fanno sempre male. No, in termini di promozione è bello questo esempio di quando uno sbaglia, è giusto come accade, noi abbiamo avuto il caso in cui un ministro, Patroni Griffi, sbaglia una legge, diventa incostituzionale, la sua legge viene dichiarata incostituzionale, taglia risorse alle province, fa commissariare le province, nel prossimo governo viene nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio. No, questa è la politica non di 20 anni fa, ma di qualche minuto fa. Amministratori che si sono dimessi in procinto di campagne elettorali delle politiche e poi sono rimasti appiedati perché non hanno avuto più il posto garantito e quindi altre difficoltà. Bell'esempio di politica. Uno che viene eletto deve stare fino in fondo in trincea, fino a quando se la sente, perché ha preso un impegno con i cittadini. Il depauperamento o meno delle risorse attiene alle persone, come in tutte le buone famiglie. Io credo che bisogna definire, l'ho detto già prima, non sono un difensore delle province, io sono difensore dei comuni, avendo fatto anche il sindaco, quante più competenze, ma con soldi, devono essere dati ai comuni, va bene. Il caso dell'edilizia scolastica, che la riorganizzazione di 17 anni ha portato da 7.000 a 5.000 edifici, credo che sia una razionalizzazione. Il tema è che un edificio scolastico di competenza provinciale, che magari ha 1.300 studenti e si trova in un comune che ha 700 abitanti, 800 abitanti, 1.000 abitanti, beh, ditemi di grazia, come farà quel sindaco a gestire quella scuola se non ha le risorse? E allora definiamo una volta per tutte chi fa cosa e con quali risorse. Presidente, non c'entra niente? No, stavo intervenendo, posso fare una sì, una velocemente, sì. Presidente Ventola, quanti edifici hanno ormai, quante scuole hanno ormai? Infatti. Voglio dire, non abbiamo nemmeno i fondi per mettere le scuole a norma. E questo è il problema. E quindi come si fa a amministrare così? Evidentemente questo è il problema. Assessore Lallo, è questo il problema, è un problema di soprattutto di risorse, di competenze che si sovrappongono, di deleghe che non sono state demandate. Il territorio oggi rischia di vedersi spogliato rispetto ad un'autorità di prossimità necessaria? Ma sicuramente si è dedotto dagli interventi dei due presidenti, dall'intervento del presidente Ventola e dell'ex presidente Ferrarese, che in un momento come questo di grande confusione eliminare le province significa aggiungere ulteriore confusione. Si è fatto l'esempio dell'edilizia scolastica, ma potremmo fare benissimo l'esempio delle politiche del lavoro, dei centri per l'impiego, che senza una conduzione a carattere politico in questo momento sono anch'essi confusi, anche perché riteniamo che la regione non sia in grado assolutamente di poter amministrare quei servizi che comunque sono propri delle province. È vero che non c'è stato
un trasferimento completo delle deleghe, ma non dobbiamo dimenticare che fino all'anno scorso, comunque, almeno nel caso della provincia di Foggia, ma nel caso di tutte le province pugliesi, le deleghe c'erano nell'ambito delle province e quindi sono state esercitate con grande attenzione. Ma quello che fa specie, e quando il presidente Stallone faceva riferimento alle rappresentanze regionali che naturalmente dei nostri territori, che poi sono distanti, perché essere distanti 150 chilometri da quello che è il centro di un interesse locale sicuramente fa perdere di vista quelli che sono i bisogni primari delle collettività legate anche e soprattutto ai comuni. Ecco, è su questo che noi dovremmo interrogarci per il futuro, se l'eliminazione delle province porterà un risparmio, ma nello stesso tempo, e sappiamo che risparmio non ce ne sarà, e sicuramente ad una massima, concedetemelo, disattenzione verso quelle che sono le istanze territoriali. A me piace ricordare che sia il presidente Stallone sia il mio presidente Pepe hanno fatto grandi battaglie con la stessa regione per veder riconosciute comunque delle competenze, delle risorse che altrimenti non sarebbero state riconosciute. Qui c'è il consigliere Pezzano. Sui grandi temi, per esempio la provincia di Foggia, nel consiglio provinciale ha deliberato sempre e soltanto all'unanimità. Questo per dire che comunque il momento politico, il momento amministrativo della provincia supera anche quelli che sono gli interessi locali, localistici dei singoli comuni. Allora io ritengo che la provincia, l'eliminazione della provincia sia stato veramente un grosso danno. Vediamo che cosa ne pensa un ex presidente, l'ultimo presidente della provincia di Foggia, Antonio Pepe, perché evidentemente la pensa un po' diversamente. Presidente, lei è stato l'ultimo presidente della provincia di Foggia, oggi è favorevole all'abolizione delle province, perché? Ma questo è un discorso che va avanti dal 1972, quando si decise di istituire le regioni, si disse aboliremo le province. Se uno mi facesse la domanda, preferite abolire le province o le regioni, io direi aboliamo le regioni perché sono una fonte di spesa e poi ci sta, assieme al centralismo statale si è aggiunto il centralismo regionale, però a questo punto il percorso per abolire le province è un percorso ormai avviato, penso che non si possa e non si debba più ormai tornare indietro, peraltro ormai ci sta quasi l'unanimità di tutte le forze politiche, quindi ormai dobbiamo abolire le province pensando però a creare comunque un ente, un qualcosa che possa, senza competenze, ma fare da coordinamento. Ma lei da presidente lo ha ritenuto inutile? No, sicuramente è stato un fatto utile, ma ripeto, non ci può avere lo Stato, la Regione, la provincia o ha una certa autonomia. Se io decido di fare una strada e lo Stato mi finanzia dei soldi per fare quella strada, lo Stato le deve trasmettere direttamente alla provincia, ma se noi dobbiamo vedere che lo Stato trasmette i soldi alla Regione, io devo avere l'approvazione, devo decidere di fare una strada, devo avere l'ok dalla Regione, l'ok dallo Stato, i soldi passano dallo Stato alla Regione, dalla Regione alla provincia, abbiamo un eccesso di tempo che rendono poi difficile al Presidente della provincia operare. Quindi io penso che bisogna fare chiarezza. Da tanti anni, ormai sono 4-5 anni che si dice vogliamo le province dal 2010-2011, che va avanti questa telenovella, mettendo in difficoltà anche chi governa una provincia, perché ripeto, non sa come programmare il futuro della provincia stessa. Quindi bisogna fare chiarezza, ormai si va in quella direzione, è bene che si arrivi presto a questa soluzione per poter consentire poi a questo, come si vorrà fare a questo nuovo ente, come coordinare l'azione di tutti i comuni e consentire poi a chi dovrà gestire le scuole, le strade, come operare. Professor D'Alessandro, che ci sia una confusione normativa di fondo pare ormai acclarato, soprattutto urge, come dicevamo in apertura, una riforma del titolo V della Costituzione che metta ordine nell'architettura dello Stato. È evidentemente un percorso complesso, non possiamo liquidarlo, insomma, né un disegno di legge né sicuramente nei 100 giorni del governo Renzi. Beh, è indubbio che ormai viviamo in una epoca di schizofrenia istituzionale, dove l'ingegneria istituzionale è all'ordine del giorno, quasi come se fosse, come dire, modificare la Costituzione potesse risolvere i problemi, mentre i problemi si risolvono
soltanto sul territorio, qualunque sia la forma istituzionale. Questa questione dell'abolizione delle province ha ricevuto indubbiamente una accelerazione nel momento in cui Monti è diventato Presidente del Consiglio. L'Europa chiedeva delle riforme e non potendo riformare quasi niente del nostro ordinamento, necessariamente se la sono prese con le province, tant'è che il disegno di legge costituzionale risolve per la cancellazione delle province cancellando il nome provincia dalla Costituzione. Non c'è niente in Costituzione che si possa così puramente e semplicemente servirebbero modificare. 2 minuti, quanto? Sì, tre minuti, poco e niente, insomma, poco un'opera di mero drafting per toglierle. Le regioni, è un accanimento terapeutico. Le regioni inevitabilmente non si possono togliere, perché le regioni nella nostra forma di Stato sono l'architrave della nostra organizzazione, perché le regioni fanno le leggi. Poi se si vuole, come dire, non riformare ma rifondare la forma di Stato si può fare, ma certamente non è una decisione che si può prendere così, credo, nel giro di una legislatura. E è lo stesso modo i comuni sono gli unici enti veramente necessari nel nostro paese, sono gli unici enti che hanno una tradizione storica e sono assolutamente intoccabili, quindi l'ente, come dire, poverino che si poteva eliminare era la provincia. Poi un elemento da tenere in considerazione, e comunque proprio in virtù di quello che diceva il Presidente Pepe, è la semplificazione amministrativa, perché togliere un livello istituzionale comunque garantisce una semplificazione nei procedimenti, perché altrimenti c'è sempre un rimbalzo urbanistica, comune, provincia, regione, Stato e poi si torna indietro. Certo. Togliere un livello garantisce un passaggio in meno. Poi le province magari possono rimanere sotto altre forme, come si pensa adesso, come organismi di area vasta. Quest'area vasta poi che significa? Significa come centro di sviluppo unitario, come centro di coordinamento. Però probabilmente, come dire, l'occasione contingente era dare un segnale all'Europa. Però probabilmente nella sostanza c'è anche qualcosa di vero. Cioè abolire le province significa abolire un anello di una catena che probabilmente è troppo lunga. Ed è quello l'anello da... Ed è l'unico toccabile. Ed è l'unico toccabile. Presidente Stallone, lei si è appuntato qualcosa in particolare. Per forza, volevo... Parto da Lallo. Lallo è stato fortunato, perché noi nel periodo 2003-2008 abbiamo avuto sì le deleghe, ma avevamo avuto i soldi, non li abbiamo visti, perciò voglio precisare anche questo. Loro sono stati molto fortunati perché hanno trovato, insomma, una situazione non drammatica, come anch'io non è che l'abbia trovata proprio come si diceva, però piano poi piano. Poi ha guidato anche il processo di separazione del territorio per darlo alla Batte in modo che sì, potesse... Sì, sì, in realtà quando ci stava qualcuno che così un po' faceva un po' il cattivello dei dirigenti, così o tre brigate, noi mettevamo alla BAT a un certo punto. Alla BAT dice, vai a vedere i beni che dobbiamo dare alla BAT. Non è una forma punitiva, è una forma di dare il lavoro più idoneo a quello che... Poi i centri di spesa sono essenzialmente Parlamento e Regione, hanno colpito la parte più debole, come certamente succede sempre. E poi volevo dire, per quanto riguarda, abbiamo visto benissimo lì, mi è piaciuto molto il fatto che Renzi, che faceva il sindaco, perché secondo me il paese reale, a Roma non lo sanno, ma Renzi che viene da fare il sindaco, che è la cosa più difficile che ci possa essere in questa situazione di scarse risorse, ha fatto bene a partire dalla scuola, in modo tale che da lì, insomma, uno ha dato un segnale, la scuola e territorio. Poi ho segnato anche, diceva Pepe a un certo punto, parlava di che si devono eliminare. Beh, allora io devo dire una cosa, scusate la mia franchezza che è nota a tutti, anche se con un po' addolcita qualche volta. È chiaro che a un certo punto, se lui non ha conosciuto molto bene il territorio come l'ho fatto io, perché io la provincia di Foggia l'ho prima come presidente dell'Ordine dei Medici per tanti anni. Veramente l'ho stretta in una morsa, bisogna conoscere il territorio e le persone del territorio. E purtroppo il caro amico Andò,
tra Roma, lo studio, la cosa l'ha conosciuto un po' e quindi così. Però per ultimo devo dire, avete parlato di morte due volte, avete parlato di accanimento terapeutico. Presidente Vendra, sente questo che... Nel frattempo salutiamo il professor D'Alessandro che ha un impegno e ci deve lasciare. Grazie per il suo contributo, professore. Sarò brevissimo. Cioè, avete parlato due volte di morte, due volte di accanimento terapeutico. Allora mi è stata fatta una domanda dall'ex prefetto di Foggia, attuale commissario, una volta anni fa, dice Presidente, dice, ma come mai a un certo punto tanti medici in politica? Caro Bezzani, sai cosa ho risposto? Perché la politica è molto malata. Bisogno di cura. Allora, io proporrei questa scheda invece che arriva direttamente, e sarà nostra ospite, la deputata di Forza Italia Elena Centemero, che è stata peraltro relatrice del disegno di legge Delrio. È un disegno di legge che non abolisce le province e quindi ci sembrava ancora una volta una promessa mancata nei confronti degli elettori. Non scompare l'ente provincia, ma l'ente provincia si chiama ente di area vasta, esiste ancora quindi, ha meno funzioni, conserva quattro funzioni fondamentali, tra cui la pianificazione del territorio, la gestione dei problemi relativi alla viabilità e ai trasporti, riguarda la pianificazione dell'offerta formativa delle scuole sul territorio. E cosa esiste, cosa continua a esistere? Esiste ancora un presidente di provincia che dura in carica 4 anni e un consiglio provinciale che dura in carica 2 anni. L'unica differenza è che non ci sono le elezioni, cioè i cittadini non sono chiamati ad eleggere direttamente i consiglieri provinciali o il presidente della provincia. E il rischio di confusione amministrativa a cui ci si può trovare di fronte, perché ci sono delle funzioni che indubbiamente i comuni non sono in grado di esercitare, i piccoli comuni non sono in grado di esercitare da soli, quindi il danno sarà per i servizi, ed è quello che mi preoccupa maggiormente, per i servizi nei confronti dei cittadini. Arrivo subito a Pezzano. Presidente Vendola, il danno potrebbe ripercuotersi soprattutto sui servizi ai cittadini, lo scontate già oggi? Beh sì, di fatto è già accaduto, perché i trasferimenti statali oramai non esistono più per le province e quindi di fatto è come se ci hanno un po' soffocati da questo punto di vista, non rendendosi conto che i comuni e le province erano nei servizi diretti, cioè ciò che interessa alla gente, sistemare le scuole, sistemare le strade, fare in modo che ci si viva in un ambiente un tantino più salubre, cioè queste sono le funzioni che poi hanno i comuni e le province con le debite differenze, ci mancherebbe. Ma lei si immagina, domani dobbiamo realizzare una strada che inerisce due città, se la competenza non c'è un ente che ha anche risorse eventualmente economiche per farle, chi la fa? C'è un comune più ricco che fa il suo pezzo di stradina e l'altro pezzo di strada, chi lo fa? Dobbiamo decidere di realizzare un impianto che smaltisce rifiuti. Lei vede i sindaci che litigano tra di loro per dire falla a casa mia, se non c'è una programmazione. Può essere regionale questa programmazione? Eh sì, allora ci troveremo le città di periferia, che sono sempre le più piccole, inondate di rifiuti, di difficoltà, sui quali si scaricano tutti questi tipi di problemi. Questo è il problema reale. Poi è chiaro, la demagogia porta la politica a dire qualcosa va tagliato. Ma tagliamo quello che serve. Serviranno le province? Dimostriamole, tagliamo le province. Non che le rendiamo enti di secondo livello. O servono o non servono. Chiudere per me significa da domani questo servizio te lo regava Tizio, da dopodomani anche te lo regava Caio. Abbiamo visto che di fatto altrimenti poi si prende in giro. Ma di fatto poi insomma non scompaiono, perché anche con, oltre insomma alla trasformazione in ente di secondo livello, però anche lì dove nasceranno le città metropolitane possiamo avere di queste province ciambella, dei comuni che dicono attenzione, io sai che è accaduto 2 settimane fa in consiglio regionale qui in Puglia, cioè l'ultima. È stata approvata una legge con la quale si conferisce alle province la sì, possibilità. Lo vediamo in grafica. Dell'autorizzazione integrata ambientale. Cioè, tutto ciò che la regione ha accumulato nel corso degli anni
Adesso il cerino lo passa qui alle province. Esattamente, questa è la denuncia anche del presidente Schittulli, che c'è un momento in cui si svuota. Due settimane fa, e allora mi sembra un controsenso. Poi, obiettivamente, ciò che veramente da cittadino mi urta è il fatto che si parla di abolizione di province. Il linguaggio è abolizione di province. Al momento non c'è nessuna abolizione di province. E questo è veramente qualcosa che fa male, perché se si ha adesso anche un governo nuovo, fatto di giovani, una nuova generazione, ma anche nel linguaggio, cioè che si abbia il coraggio di dire: guardate che stiamo riformando le province, non che le aboliamo. Non si può dire l'importante è che non si tengono le elezioni, ma scherziamo, ma da quando in qua eleggere o tenere le elezioni è un rischio? Lei ha esordito dicendo c'è il rischio di elezioni, giustamente, ma è un rischio andare a votare o è un rischio tenere 8.000 società con più di 1.000 ex amministratori pubblici che sono diventati dirigenti di queste macro società che costano per 150 volte il costo delle province? Di questi 8.000 enti inutili di società partecipate, prima il carissimo amico Massimo faceva riferimento alle tante società, beh, la mia provincia ha deciso di non fare nessuna società. Se ognuno decide di fare quello che la legge gli dice di fare e non va in vadenza di competenze, allora faremo bene. È possibile che noi, per esempio, in Puglia abbiamo più di 75 società tra enti, società e autorità partecipate? Io dico una cosa, esistono oggi tre livelli, due livelli amministrativi, due sono i livelli amministrativi, comuni e province, facciamo lavorare di più. Diamoli maggiori risorse, cioè aumentiamo la loro produttività, non che devo distruggere per costruire un qualcos'altro. Già esistono, il personale sta già lì, le risorse stanno lì, il patrimonio sta lì. Dateci più risorse e maggiori competenze, si aumenta la produttività, non che elimino, per modo di dire, e mi costruisco un qualcos'altro che avrà un altro centro di costo. Le comunità montane esistono ancora in Puglia? Sì, sono state commissariate, ma esistono. Per farle esistere qualcosa bisogna far fare e quindi si danno delle risorse perché qualcosa la devono fare. Noi abbiamo l'ARIF in Puglia. Non si ha il coraggio di, come dire, ridurre le... Per pulire, scusami, ma per pulire alcune grandi zone boschive che ho nella Murgia, per pulirle, per mantenerle, devo contrattare con l'ARIF, che è un'altra società pubblica, quanto li devo dare? Ma è assurdo, cioè mi prendo io la competenza e le do. No, devo chiamare l'ARIF, devo pagare un altro soggetto pubblico che poi assume persone a tempo determinato e poi fanno le internalizzazioni senza concorso e diventano tutti a tempo indeterminato per fare una competenza che potrebbe fare benissimo la provincia. L'amministratore, non me ne voglio l'amministratore in quanto tale, ma l'amministratore che c'è in quella società, beh, io devo fare 5 anni il presidente di provincia per percepire quello che percepisce quel soggetto in un anno. Ma stiamo scherzando. Pezzano, peraltro lei vedo che insomma sono in sintonia. Era in sintonia. No, peraltro ricordo, se la memoria insomma non mi fa difetto, che in consiglio provinciale, nel passato consiglio provinciale, lei stesso chiese un attimo la rendicontazione di quelle che erano le partecipazioni della provincia. Ora parliamo di quelle provinciali, ma potremmo parlare di quelle regionali, enti di sottogoverno e di classici strapuntini che poi diventano il vero, diciamo, il punto dove si drenano risorse per davvero. Certo, io farei una premessa su questo e sono ancora d'accordo col presidente Vendola. Noi dobbiamo capire in Italia chi fa che cosa, perché se andiamo avanti prendendo provvedimenti, non chiarendo quali poi sono le competenze di ciascuno, secondo me creiamo solo confusione e il problema non lo risolviamo. Se voi pensate, proprio rispondendo alla sua domanda, non solo per la provincia di Foggia, che in Italia ci sono, solo per quanto riguarda questi enti strumentali, collaterali rispetto all'ente principe, il costo, diciamo, degli amministratori di tali enti è di 2 miliardi e mezzo di euro. Se voi ricordate i 100 milioni di euro di cui parlava l'assessore Lallo prima, mi rendo conto che c'è una disparità anche rispetto a soggetti che poi si ritrovano in questi posti senza passare attraverso quello che è il mandato elettorale e percepiscono molto di più di quello che invece percepisce un amministratore, con tutti i rischi politici e amministrativi che ha l'amministratore stesso. Ferrarese, perché non si ha il coraggio, la politica non ha il coraggio di mettere mano a questi enti strumentali? Cioè, noi abbiamo un'ipertrofia di... Io è una cosa che ho denunciato spesso, quello che ho cercato di fare però sicuramente hanno fatto alcuni miei colleghi, purtroppo non tutti. Siamo intervenuti mettendo in quelle società delle persone
con capacità manageriali per cercare di portare quegli enti dal passivo all'attivo. Tenga presente che in questa provincia, dove abbiamo messo delle persone, degli uomini, abbiamo messo uomini capaci, non ho pensato agli amici degli amici o a mettere delle persone. Sì, ma servono, Presidente, servono. Nel momento in cui abbiamo già dei livelli territoriali che potrebbero esplicare determinate funzioni, serve questa ipertrofia? Ma secondo me no, però voglio dire, dove c'è, l'importante è migliorare le situazioni e quindi trasformare delle società che vanno dalla perdita addirittura all'utile. Assolutamente non serve l'ipertrofia. E poi io l'ho contestata sicuramente anche come vicepresidente dell'UPI, spesso abbiamo fatto delle battaglie in tal senso, tante società per esempio le avremmo potute portare avanti direttamente con la provincia. A cosa servono società come l'autorità portuale, l'ASI, tanti consorsi, la STP, che potremmo portare avanti direttamente noi senza avere altri consigli di amministrazione che purtroppo costano tantissimo, ma servono a mettere presidenti, vicepresidenti, amministratori, eccetera. Cioè sono un poltronificio praticamente. Purtroppo sono stati poltronifici. Noi ne abbiamo tante di società nella mia provincia, quindi soltanto quelle drenano tantissimo. E quindi dobbiamo cercare d'ora in poi di fare una politica diversa. Dove possiamo chiudere, chiudiamo. Io non sono chiaramente d'accordo con la cancellazione delle province, con accorpamenti sì, lasciando delle province importanti, perché non è nemmeno giusto amministrare una provincia dove c'è un presidente, tutto quello che c'è, mica il presidente soltanto, potete immaginare staff, segreterie, eccetera, per 100.000 abitanti, e poi ce ne sono altre addirittura che sono province da 3 milioni, 4 milioni di abitanti. E allora cerchiamo invece di fare province più o meno simili in tutta Italia, dove si sa che il tetto è quello, le province devono gestire tanti chilometri di strade, tanti chilometri quadrati di superficie, tanti abitanti, e a quel punto le province saranno tutte uguali. Leviamo immediatamente quelle società che drenano tantissime risorse, non servono a nulla, accorpiamo quelle società, facciamole entrare, fondiamole nelle province, portiamole, chiaramente facciamole amministrare direttamente dai presidenti delle province e dalla sua giunta, e a quel punto sicuramente avremo risparmiato tantissimo. Voglio dire un'ultima cosa sui comuni. Sì, velocemente. Dei comuni si parla sempre bene, io sono d'accordo sui comuni, però oltre non lo so, i 15.000, i 20.000 abitanti. Cioè è ridicolo oggi che in un comune di 3.000 abitanti, 4.000, ce ne abbiamo tanti, soprattutto nelle Cese, ci siano il sindaco e quindi il segretario, il comandante dei vigili, eccetera. Anche quelle sono le risorse che potremmo risparmiare. Quindi in modo oculato, attentamente, ovunque dobbiamo cercare di risparmiare. Sicuramente a questo punto non si tornerà al voto, Presidente Ventola, neanche per la BAT. Se partite e devo salutarvi. Sì, la salutiamo anche noi, Presidente. Grazie per essere stato con noi. Saluto voi e grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, arrivederci. Siamo in chiusura. Prima di porre la domanda volevo far vedere ai miei ospiti una vignetta che racchiude un po' il senso del discorso che abbiamo sin qui condotto, che gentilmente Umberto Romaniello, un vignettista, un professore vignettista foggiano, ci ha gentilmente inviato, ha fatto proprio per noi. Francesco? Qui. Sono due soggetti, due cittadini. Il primo dice: il dio del malcontento è in collera con noi, e l'altro dice: presto, sacrifichiamo le province sul grande altare d'oro tempestato di diamanti e rubini. Ringraziamo quindi Umberto Romaniello per questa vignetta che un po', possiamo dire, Giovanna, sì, sintetizza la appunto nostra puntata. Andatela a Bruno Vespa porta a porta. La manderemo a Bruno Vespa. Ventola, sicuramente, come dire, è la cartina, è un po' la sintesi di quello che abbiamo detto sinora, quasi che, voglio dire, due politici anonimi potrebbero essere chiunque, che nel momento in cui dilaga il malcontento per tutto ciò che abbiamo detto sino ad oggi, prendono le province di mira o comunque questo centro intermedio e dicono: vabbè, vi togliamo queste, quasi che il problema sia risolto lì, si risolva lì. È esattamente così, è solo che lo stiamo dicendo finalmente dopo due anni e mezzo che si è detto di tutto e di più contro le province. Ma adesso la situazione è anche qui molto paradossale,
perché il commissariamento era previsto prorogato fino al 30 giugno 2014. Nel mentre però nella legge di stabilità sono stati inseriti due comma che dicono esattamente che le province in scadenza saranno commissariate e che i commissari esistenti saranno prorogati, non dice una scadenza. Questo per dire, mettetevi l'anima in croce, le votazioni non si fanno. Questo però stride con il testo unico, cioè il modo per commissariare un ente è o perché c'è il dissesto finanziario, o perché c'è scioglimento anticipato, o perché ci sono infiltrazioni mafiose. Noi ci siamo inventati. Guardi, infatti su questo è espresso anche il TAR della Sardegna. Il TAR Sardegna e il TAR Liguria. Invece noi abbiamo una situazione in cui il commissariamento è perché siamo in una fase di riforma e quindi è stato sostenuto dal 2012, in poi sono passati due anni. Ora, di tutto questo a noi che siamo tanti fautori della democrazia partecipata non interessa? Ma io mi sembra che siamo nella fase proprio di chi la spara più grossa e chi si inventa le cose più veramente più astruse, perché c'è qualcosa di che è scattato nel meccanismo dei legislatori, che è veramente a chi riesce ad avere il titolo sul giornale. Del resto, scusate il termine, non ne frega nulla. Questa è la verità. Perché se avessero voluto abolire le province, un disegno di legge costituzionale, Monti ha dimostrato con il governo di larga intesa di farne due riforme costituzionali in meno di un mese e mezzo. Si fa la doppia lettura in due mesi, in tre mesi tu hai la riforma costituzionale. Invece no. Perché andando ad abolire di fatto le province, significa, siccome alcune delle province partecipano in società partecipate, hanno diverse competenze e altro, significa andare a tagliare altre teste. E siccome noi rappresentiamo solo l'1,3 del costo della spesa pubblica, degli 800 miliardi di euro a cui si faceva riferimento, sì, solo 1,3, serviranno solo i titoli sui giornali, perché tanto gli 800 miliardi di spesa pubblica resteranno e continueranno a proliferare. Poi rispetto a quei 10 miliardi noi andiamo a risparmiare solo quello che è il costo della politica, perché comunque dipende rimane di tutto. Esatto. Di fatto il cammino comunque è avviato. In una battuta, Presidente Stallone, che cosa ci dobbiamo augurare? I morti lasciamo in terra. Di arrivare a domani. Di arrivare a domani. Ha fiducia nel Premier in questo senso, Ventola? Poi insomma, giovanissimo. Io ho fiducia nel senso che possa veramente fare un governo di riforme, ma se le riforme sono come quelle della riforma del Rio, che Dio ti faccia prendere un po' le distanze. Bene, siamo in chiusura, io ringrazio i miei ospiti per essere stati in mia compagnia, il presidente della BAT Francesco Ventola, l'ex assessore provinciale Leonardo Lallo, l'ex presidente della provincia di Foggia Carmine Stallone, l'ex consigliere provinciale Rino Pezzano, già salutato l'ex presidente della provincia di Brindisi Massimo Ferrarese, il professor D'Alessandro che è stato con noi e ringrazio per il suo contributo. Ringrazio Francesco per averci aiutato con le grafiche perfette come sempre. Grazie a voi. E lo staff di Teleblu. Speriamo di aver sicuramente una maggiore chiarezza, non c'è, ma d'altro canto non competeva a noi, non compete a noi farla. Abbiamo cercato di portare degli spunti di riflessione anche all'attenzione di coloro ai quali competerà adesso metter mano seriamente, se vorranno, alle riforme che attendono l'Italia. Nel frattempo nei territori vige molta confusione, peraltro è quello che abbiamo fotografato in questa trasmissione. Una certezza c'è: a questo punto ci è parso di capire che al voto non si torna, avremo una serie di commissari fino a quando lo vedremo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.